Buongiorno, sono il dottor Antonio Capraro, esperto in chirurgia plastica sia estetica che ricostruttiva ed anche in medicina estetica. Oggi vi voglio parlare di un intervento molto comune, cioè la liposuzione o liposcultura. Che cos'è? Sarebbe la rimozione di grasso tramite delle cannule che vengono messe, diciamo, nelle zone del corpo dove è presente questo tessuto adiposo in eccesso e viene aspirato. Naturalmente viene aspirato in modo tale che si forma una scultura. La liposuzione può essere effettuata sia in anestesia generale, quando l'intervento è molto grande, quando si deve aspirare molto grasso, o in anestesia locale con una lieve sedazione se il grasso è poco. L'alternativa alla liposuzione per quanto riguarda la rimozione del tessuto adiposo in eccesso può essere tramite l'applicazione di un enzima che si chiama lipasi, che è un processo molto più lento, però dà anche i suoi risultati. Per piccoli accumuli di grasso può essere utilizzato questo enzima. Poi può essere usata addirittura la fosfora di ricolina e l'acido desossicologo. Queste sostanze però hanno dato dei problemi in molti pazienti, quindi se vengono iniettate nel muscolo possono causare dei veri danni. Io sinceramente non preferisco usarle, preferisco più la lipasi che non dà problemi, e anche se però deve essere applicata un po' più spesso.